Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 9 settembre 1922. Il mio sempre dolce Gesù continua a parlare del suo santissimo volere, facendo vedere il suo cuore aperto da cui uscivano tanti rivoli di luce che ferivano tutte le creature, che formando una rete di luce travolgeva tutto, e prendendo il suo dire, Gesù mi ha detto: Figlia mia, nel creare il primo uomo davo principio alla creazione del genere umano. E dopo che formai il corpo col mio alito onnipotente, gli infusi l'anima e con un altro mio alito, potrei dire, infusi me stesso nel fondo dell'uomo per reggerlo, dominarlo e custodirlo. Sicché quell'uomo formava un regno per me, cui io come re dovevo stendere i miei confini. La mia gioia fu al sommo nel vedere in quest'uomo la generazione di tanti altri esseri, quasi interminabile, che mi doveva fornire di tanti altri regni per quante creature dovevano uscire alla luce, in cui io dovevo regnare.
ed allargare in loro i miei confini divini. E tutto il bene degli altri doveva ridondare a gloria ed onore del primo regno, che ne doveva essere il capo, e come primo atto della creazione. Ma col sottrarsi al mio volere, il mio regno ed il suo regno finì, non solo, ma mi calpestò e dal posto mio mise se stesso a regnare, idolatrandosi e formando il regno dei vizi, delle miserie e delle sciagure. La mia gioia morì sul nascere e si cambiò in dolore. Vedi, non fu altro tutto il male che il sottrarsi della mia volontà. Il nostro amore non si arrestò, non volli essere il Dio isolato, no, e perciò volli scendere dal cielo prendendo un'umanità simile al primo uomo, racchiusi in essa la creazione tutta. Rannodai la volontà umana di questa umanità alla volontà divina, affinché questa volontà umana, abbracciando tutta la creazione tutta e tutti gli atti loro, in questa volontà divina me la portasse al mio trono come trionfatora di tutti gli atti umani cambiati da lei in atti di volontà divina. Con ciò la volontà umana prendeva possesso della volontà divina e la divina dell'umana. Una padroneggiava sull'altra. Perché quando un essere forma una sola cosa con l'altro essere, se è padrone l'uno, diventa come con naturale padrone l'altro. Era stata questa la sola mia ragione per cui avevo comandato all'uomo di astenersi del frutto da me proibito. Volevo un atto di sacrificio della sua volontà alla mia, affinché questo sacrificio, rannodando la sua volontà nella mia, potesse prendere possesso della mia volontà ed io della sua, ed ambedue regnare con la stessa potenza, sapienza e bontà. Non lo volevo in nulla dissimile da me, era mio parto, era mio figlio. E che padre non ama che suo figlio sia ricco e felice come lui? Molto più io, Padre Celeste, e che nulla perdevo con rendere questo mio figlio ricco, felice e regnante al pari di me. Onde, avendo rotto l'uomo la sua volontà con la mia, il mio amore non restò quieto, alzò più in alto le sue fiamme. A qualunque costo volli produrre un altro me e vi scelsi la mia umanità, la quale, sacrificandosi in tutto alla mia volontà, prendeva possesso del mio volere, facendomi compiere in lei lo scopo della creazione dell'uomo. Perché io ho per solito di compiere le mie più grandi imprese con uno solo e poi le diffondo. Non fu un solo uomo che rovinò tutti i miei disegni? E la sola mia umanità doveva rifarmi di questa rovina, e la potenza del mio volere, racchiudendo in essa la creazione tutta, doveva farmi restituire gli amori, i baci, le carezze che il primo uomo così bruttamente aveva respinto. Il mio amore, deponendo le vesti, potrei dire, di dolore e di lutto, si rivestì a festa e come trionfatore si diede nei più grandi eccessi e follie di amore. Sicché quando voglio fare un'opera con la creatura, incomincio sempre a tu per tu, come se nessun altro ci fosse, e poi l'allargo tanto da riempire cielo e terra. Ora, figlia mia, il mio amore vuol produrre di nuovo, mentre dà in eccessi, esce fuori facendo sosta, vuol dare nuovi parti. E ciò che fece nella mia umanità, racchiudendo la creazione tutta, per fare che tutto potesse dare al Padre ciò che da essa voleva, e tutto far scendere a pro di tutte le creature, questo il mio amore lo vuole ripetere. Ora, rannodando la tua volontà con la mia, voglio racchiudere in te la creazione tutta, e facendoti prendere possesso del mio volere, voglio sentire ripetere in te i miei atti, il mio amore, le mie pene. Voglio il mio riflettore in terra, che guardando io veda la creazione che creai nel cielo e che racchiuse la mia umanità dentro di te, come dentro uno specchio, ed io rimirandomi la riconosca in te. Tra te e me staremo in continui riflessi, io la farò riflettere in te e tu in me, io dal cielo e tu dalla terra. Allora il mio amore sarà contento quando vedrò in una creatura non solo l'immagine della mia umanità, ma tutto ciò che operò la mia divinità in essa. Perciò sii attenta e segui il mio volere. Bene, la meditazione di oggi
Questo testo ci riporta alle origini di nuovo della storia dell'umanità, la creazione del genere umano, al peccato originale, alle sue conseguenze e alla grande riparazione operata dalla Santissima Trinità di questo gesto di primordiale prevaricazione che è la causa della rovina del genere umano, unitamente anche ad alcune descrizioni dello stile e delle modalità dell'agire divino. Ecco, questo suo muoversi dall'uno ai molti è un punto molto, molto serio, anche molto importante, anche molto misterioso, ecco, dell'agire di Dio. Se noi pensiamo, per esempio, oggi ricorre la splendida festa, la splendida memoria, che non è neanche liturgica, insomma, però è tanto caro ricordarla, della medaglia miracolosa, oggi è 27 novembre. Se noi pensiamo alla Madonna, cosa ha fatto Dio con Maria? Proprio dovendolo dire proprio in... Cioè, ciò che la Chiesa tutta è e deve essere, in Maria già è ed è stata. Cioè la Maria Santissima, dice la Lumen Gentium, è tipo e modello perfetto della Chiesa. E per tipo in Maria si intende il prototipo. Attenzione però, il prototipo che c'ha una perfezione assoluta, nei confronti del quale tutti quelli che al prototipo guardano, quindi i modelli successivi, cioè siamo noi, non raggiungeranno la stessa perfezione del modello perfettissimo. Ecco. Ed è però al tempo stesso il modello, quindi è l'esemplare, exemplar in latino, di tutte quante le virtù, cioè tutto quello che costituisce ogni genere, ogni forma di santità, ogni virtù, ogni grazia ordinaria, straordinaria, gratum facens, gratis data, come le vogliamo chiamare, in Maria sono contenute in pienezza. Quindi c'è questo stile Adamo e Cristo, la stessa cosa. E anche la struttura della Chiesa, se uno ci pensa, anche se oggi c'è una crisi di questa cosa a tutti i livelli, la struttura gerarchica della Chiesa si fonda sugli organi monocratici, anche se oggi si parla tanto, per carità, una cosa positiva in sé, la cosiddetta collegialità, ma il vicario di Cristo e il capo della Chiesa è il Papa, non il collegio episcopale. Ossia, come spiega la Lumen Gentium, il collegio episcopale è l'organo supremo di governo della Chiesa, sempre con il Papa e mai senza il Papa. Cioè tutti i vescovi senza il Papa non sono nulla, mentre il Papa senza i vescovi è il capo della Chiesa. Quindi c'è questa, come dire, difformità derivante dalla struttura monocratica. Oggi in contesti democratici capisco che questo non piaccia. Il vescovo in una diocesi. Noi sappiamo che adesso ci sono le conferenze episcopali, nazionali, regionali, ma come disse chiaramente San Giovanni Paolo II e come è stato anche recentemente illustremente ribadito, un vescovo non ha le mani legate da una decisione della conferenza episcopale, perché per ragioni evidentemente da lui ben valutate, lui può distaccarsi e dire: bene, la maggioranza dei vescovi ha questa sensibilità, ma io ritengo per la mia diocesi o per le mie cose di dover agire in questo modo. E non ce ne fa niente di strano, non deve chiedere il permesso a nessuno, né deve andarsi a confessare, né deve sentirsi male perché ha rotto la comunione. No, lo può fare. Nel piccolo piccolo, se vogliamo andare anche nel piccolo 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 piccolo, la stessa cosa vale un pochino con il parroco, con un povero parrochetto nella sua parrocchia. I fedeli collaborano, ci sono i consigli pastorali, eccetera, eccetera, no? Ecco, ma non è che un consiglio pastorale, per esempio, potrebbe prendere una decisione a maggioranza
riunirsi senza il parroco e fare sì che quella decisione a maggioranza diventi, come dire, operativa nella parrocchia. Non si può fare. Ma questo non è perché, allora, capiamo che dentro questa struttura, qui negli scritti sulla Divina Volontà, che le persone sicuramente più acute se ne sono accorte, non c'è soltanto la descrizione, come dire, di un grande percorso straordinario di santità, per carità, questo c'è, e nessuno lo mette in dubbio, ma ci sono anche delle dritte, chiamiamole così, su degli stili divini, che in teoria ci si può arrivare anche prescindendo da queste cose, no? Però, sollecitando il Signore a riflettere su certe cose, poi si penetrano meglio, no? Quindi la logica di Dio è dall'uno ai molti. È così anche San Tommaso d'Aquino, quando parla per esempio delle gerarchie angeliche, spiega sempre che Dio si serve del governo degli esseri inferiori, degli angeli più bassi, attraverso quelli superiori, per cui il capo degli angeli è il capo degli angeli. Non è, è il capo degli angeli. Io capisco che queste, diciamo, strutture, con noi che oggi siamo ultrademocratici, ultracomunitari, ultra tutto, e che abbiamo completamente smarrito, sia in chiave laica che in chiave ecclesiastica, purtroppo a volte, il senso soprannaturale dell'autorità e appunto questa visione bella, ecco, sono difficili da digerire queste cose. Ma se noi pensiamo, se uno va proprio alla fonte ora assoluta, Dio è uno, e dall'uno che è Dio deriva la molteplicità creata che è infinita, gli scienziati possono cervellarsi quanto si pare, insomma, andare a vedere le galassie, ma comunque ci sono dei limiti intrinseci dell'essere umano, sì, ogni tanto se ne supera qualcun altro, insomma, no, ma fino a che punto si potranno superare limiti intrinseci, strutturali, insomma, di distanze comunque, e nemmeno con i più potenti telescopi megagalattici, insomma, spaziali, elettronici, come si chiamano, insomma, no? Ecco, quindi dall'uno derivano i molti, quindi questa sua, come dire, caratteristica, come dire, proprio fontale di agire, Dio la ripercuote. Attenzione, se, quello che ha fatto con la Divina Volontà, qui spieghiamo, no? Il discorso che Gesù fa è, come dire, per certi aspetti relativamente semplice. C'è stato il capo stipite, ma, cioè, molti dicono, ma perché io devo portarmi sulle spalle le conseguenze di un peccato che non ho commesso? Perché in fondo questo peccato l'ha commesso Adamo, e io che c'entro con Adamo? Eh no, perché Adamo ha agito in quanto capostipite del genere umano e ha agito in ottemperanza a questo stile divino. E in Adamo, spiega bene San Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Romani, tutti in lui abbiamo peccato e quindi tutti ne portiamo le conseguenze. Però c'è sempre questo discorso dell'uno, cioè se Adamo avesse fatto altro, quell'altro sarebbe ridondato a beneficio di tutti, quindi non ci dobbiamo molto stupire. Quando Gesù, nel discorso che foge, è molto semplice: Adamo ha rovinato il genere umano, ha tolto, diciamo così, la creazione dalla sua possibilità di ritornare felice nella divina volontà di Dio. Allora sono venuto io e ho fatto il contrario, d'accordo? Io per tutti, mia madre l'ha fatto per tutti, Luisa lo fa per tutti e chiunque vive nella divina volontà lo fa per tutti. E quindi c'è sempre questo rapporto uno-molti. Che è una cosa molto, tra l'altro, molto, molto bella, perché a livello, come dire, vero, cattolico, attenzione che sia il singolo che il gruppo hanno una grande importanza, ma il singolo, in senso buono, attenzione, precede il gruppo, perché davanti a Dio il valore non ce l'ha il gruppo, ce l'ha la singola persona. Questo è importantissimo, questo qui, anche a livello pratico, no? Cioè, oggi la meditazione sta andando un pochino su questi fattori, e io la sto seguendo. Allora, facciamo un esempio.
Chi è che educa un figlio? Papà e mamma o lo Stato o la scuola? Ripeto, tutti quanti i regimi totalitari, sia di destra che di sinistra, tutti, hanno sottratto, cercato di sottrarre l'educazione alla famiglia, perché il figlio lo educa allo Stato in nome di questa unità superiore che sarebbe la nazione, ecco, per i totalitarismi di estrema destra, oppure la collettività, secondo la terminologia dell'estrema sinistra, ma il concetto è lo stesso. La Chiesa ha sempre detto no, i genitori lo educano papà e mamma, e se papà e mamma non gli piace quello che fanno nella scuola, papà e mamma hanno il dovere di prendere il figlio e di fargli cambiare scuola, di trovargli una sistemazione adeguata. Non possono, e né lo Stato può, e se lo Stato dovesse, come dire, travalicare o prevaricare questa cosa qui, lì bisogna fare obiezione di coscienza, d'accordo? Perché il primato è il primato in senso buono, è sull'individuo, che non vuol dire individualismo, non vuol dire egoismo, non vuol dire culto della personalità a discapito di tutti, no, ma sempre in questo senso, cioè il passaggio sempre dall'uno ai molti, ma l'uno precede i molti, anche se li deve necessariamente considerare. Quindi quando uno vive nella divina volontà deve sempre tenere presente, sempre, due concetti fondamentali che vanno insieme. Il primo è che vivendo nella divina volontà si raggiunge, come dire, la santità più elevata possibile per sé, ma si dona anche all'umanità intera grazia in misura sovrabbondante. C'è questo binario. Quindi non è soltanto un fatto mio, ecco la bellezza della, per esempio, della dimensione intrinsecamente anche ecclesiale e comunitaria dell'essere cristiani. Non c'è mai nulla che è un fatto solo mio, cioè i fatti miei davanti a Dio non esistono mica tanto, i fatti miei, perché nel bene o nel male quello che io faccio anzitutto ridonda su di me, ma sempre ridonda anche sul prossimo. E attenzione, questo San Giovanni Paolo II nella Reconciliazio e Penitenzi diceva: questo ridonda sugli altri anche quando si trattasse di un peccato di pensiero, perché il male che produce un peccato di pensiero è che certamente anzitutto colpisce chi lo fa, ma ridonda negativamente anche al di fuori, fa male al mondo e fa male alla Chiesa. Perché? Perché ne deturpa l'immagine, perché la santità intrinseca della Chiesa non può essere toccata. Ma l'immagine sì, e oggi lo sappiamo benissimo, insomma, che immagine di Chiesa purtroppo stiamo dando in giro, insomma, non certamente entusiasmante. Questo perché la santità della Chiesa non può essere toccata, d'accordo? Perché è qualcosa di divino e di blindata dall'alto, ma, come dire, l'immagine, quindi i figli e la santità dei singoli membri della Chiesa, voglia che può essere toccata ed è rovinata ed è deturpata dai peccati dei singoli, sia a livello personale che a livello che ridonda purtroppo su tutto il corpo ecclesiale. Ecco, allora questo è un caposaldo fondamentale. E quindi bisogna comprendere un atto fatto nella divina volontà, un atto di fusione nella divina volontà, un giro. Quello che noi facciamo ridonda sempre a bene di tutti. Non solo a bene, è il massimo che si possa fare per tutto e per tutti. Allora, che cosa è successo con Adamo? Secondo punto di riflessione. Allora, anzitutto, perché la prova? Perché Dio ha sottoposto ad una prova sia Adamo che gli angeli. Adamo la prova non l'ha superata, Lucifero e gli amici suoi la prova non l'hanno superata. Qui Gesù spiega un concetto fondamentale. La ragione per cui avevo comandato all'uomo di astenersi del frutto da me proibito era che volevo un atto di sacrificio della sua volontà nella mia. E quest'atto deve essere volontario.
Perché il sacrificio più grande che noi possiamo compiere, questo non ce lo diremo mai abbastanza, non è fare le penitenze cruente che facevano nel Medioevo, per carità, se qualcuno c'è il coraggio di farle ed è personalità equilibrata ne parla col padre spirituale, che Dio lo benedica, ma non sono queste le cose più difficili. Non esiste niente di più difficile che fare una rinuncia alla nostra volontà, fare proprio una cosa che non vorremmo mai fare, andare contro una cosa che tanto desidereremmo. Quindi questo Dio ad Adamo lo ha chiesto, attenzione, l'ha chiesta una, cioè su tutto quello che poteva fare, uno su una cosa, ha detto qui devi sacrificarti, devi fare come dico io, e non l'ha fatto, e non l'ha fatto. E gli effetti di questo, che Gesù di nuovo drammaticamente descrive, col sottrarsi dal mio volere, il mio ed il suo regno finì, evidentemente il suo regno sull'uomo, che il regno di Gesù non può finire, no? Non solo, mi calpestò e dal posto mio mise se stesso a regnare, idolatrandosi e formando il regno dei vizi, delle miserie e delle sciagure. Oh, queste frasi proprio sono assolutamente significative, quanto mai emblematiche, quanto mai attuali. L'uomo che vuole mettere se stesso a regnare, decido io, comando io, faccio quello che mi pare, d'accordo? Quindi idolatrandosi vuol dire dare a se stessi lo stesso culto che bisogna dare alla divinità, cioè che è la forma, diciamo così, iperbolica, estrema di superbia. Ma cioè, questo, diciamo così, da un punto di vista teorico, nessuno è così grossolano da andare a dire: ah, io sono Dio, io devo, quanto sono bello, devo essere adorato e tutti mi devono adorare. Questa difficilmente capita. Ma sul piano pratico, quante persone con delle personalità, come dire, iper narcisistiche, che dire un eufemismo, si pensano di essere chissà chi o chissà che cosa, pensano di non sbagliare mai, pensano che hanno sempre ragione, pensano che il male sia sempre nel prossimo, e questo è molto diffuso, non ne sono perfettamente consapevoli evidentemente, ma sono realmente degli auto-idolatri, sì, sicuramente. E quando questo accade, non si forma, vedete, il regno della divina volontà, la vita della divina volontà, ma si forma il regno dei vizi, delle miserie e delle sciagure, attenzione, degli aspetti distinti. I vizi sono cattive abitudini che determinano i nostri modi concreti di agire, quindi vuol dire che poi si estrinsecano in atti che sono cattivi, cioè producono male, fanno star male chi li fa e chi ne è direttamente o, come dire, indirettamente destinatario. Poi producono tutte quante le miserie, la condizione misera in cui stiamo, perché ogni atto cattivo peggiora la già situazione critica che ci abbiamo come natura decaduta, quindi fa diventare la nostra mente più oscura, più la rende più inadatta a comprendere il bene e la verità, la nostra volontà più debole, le nostre passioni più impazzite, e poi le sciagure. Questo è il mistero della, come dire, della ridondanza del male sul mondo e sul creato in maniera tale che scatena quelle reazioni disordinate, d'accordo, dentro il perfetto ordine del cosmo, che certamente sostanzialmente è rimasto, perché noi non siamo così bravi da poter distruggere le opere di Dio. Però qualche squilibrio ce l'abbiamo introdotto, come si vede dai fenomeni devastanti che vengono prodotti, insomma, dal creato, chiamiamolo così. Ecco, quindi Gesù ha riparato tutto questo e chiama tutti coloro che vogliono vivere nella divina volontà a entrare in questa sua operazione, in questa dinamica. Rannodando la tua volontà con la mia, voglio racchiudere anche in te la creazione tutta, come già Gesù la racchiuse in sé incarnandosi,
e facendo di presso prendere possesso del mio volere, voglio sentire ripetere in te i miei atti, il mio amore, le mie pene. Questa è la vita nella divina volontà allo stadio maturo. Ci sono dei passaggi qui, anche se siamo nel volume 14, quindi ci sono ancora ben altri 22 volumi, e negli ultimi si va sempre più in alto, però anche qui ci sono dei passaggi in cui Gesù, diciamo, spiega abbastanza bene, per quanto a noi è dato di comprenderlo, le caratteristiche, anche le conseguenze profonde e quindi conseguentemente l'importanza del vivere nel divin volere. Bene, Santa Vergine Maria, oggi siamo andati, presi per mano da Gesù, a comprendere alcune dinamiche, ecco, dell'agire divino, alcuni piccoli, potremmo anche chiamarli segreti, dell'agire divino, che ci fanno comprendere però anche l'importanza. Nessuno di noi può e deve sentirsi, ma io sono un singolo, che cosa succede al prossimo? No, non succede come abbiamo visto, perché c'è sempre il rapporto uno molti che dobbiamo tenere presente, e quello che accade a me ridonda in bene o in male su tutti. Ecco, questo vissuto certamente fino alle estreme conseguenze nella vita nella divina volontà ha delle forti conseguenze. Aiutaci a non dimenticare mai che chi cammina su questa strada della divina volontà può e deve stare certo di ricevere per sé grazia in misura sovrabbondante, ma deve essere certo che tale grazia in misura sovrabbondante la dona anche a tutto il genere umano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.